Ciao a tutti, sono Fabiola e bentornati sul mio canale. In questo canale vi parlo della mia esperienza di mamma, vi mostro come vive una famiglia che ha deciso di escludere tutti quei prodotti che derivano dallo sfruttamento animale e vi dimostro che un'alimentazione 100% vegetale è adatta a qualunque fase della vita umana, comprese anche le fasi più delicate della gravidanza, dell'allattamento o della crescita. Condivido con voi ricette 100% vegetali che sono adatte a tutta la famiglia, quindi anche ai più piccolini. Oggi vi faccio vedere come si fanno dei panini dolci ripieni di crema a forma di orsetto. Si tratta di una merenda molto nutriente e super simpatica da poter proporre ai vostri bambini. Vi dico soltanto che mio figlio ha mangiato tutte le orecchiette e i nasini di tutti quanti i paninetti che avevo preparato. Prima di lasciarvi al video, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale e potete seguirmi su Instagram, dove riesco a pubblicare giornalmente molti più contenuti. Ora, per vedere come ho fatto i miei paninetti dolci, rimanete sintonizzati! Per prima cosa ho unito insieme all'interno di un pentolino 30 g di amido di mais e mezzo cucchiaino di vaniglia. Piano piano ho aggiunto 200 ml di latte di mandorla non dolcificato e ho mescolato bene, facendo attenzione a far sparire tutti i grumi. Per conferire alla mia crema il classico colore giallo, ho aggiunto una punta di curcuma e come ultimo ingrediente, prima di accendere il fuoco, ho aggiunto anche il mio dolcificante preferito, 25 g di succo di agave. Ora, mentre manteniamo il fuoco basso, con un cucchiaio in legno mescoliamo costantemente la crema fino a quando non raggiungerà la giusta consistenza. Stendiamo bene la nostra crema in un contenitore e riponiamola nel congelatore per 20 minuti. Nel frattempo sciogliamo in un po' di latte vegetale tiepido e non zuccherato 3 g di lievito di birra. In una bowl versiamo 250 g di farina T1, mezzo cucchiaino di sale, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per dolci e giriamo. Aggiungiamo ora i nostri ingredienti liquidi: il lievito di birra sciolto in 150 g di latte vegetale, 25 g del vostro dolcificante preferito, per me succo di agave, 10 g di olio di girasole altoleico e impastiamo fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Copriamolo e facciamo una pausa di almeno 3 ore. Passati 20 minuti di raffreddamento della crema nel congelatore, riprendiamola, dividiamola in 8 parti e formiamo delle palline in questo modo. Riponiamo il tutto nuovamente nel congelatore, anch'esse dovranno riposare per almeno 3 ore. Trascorso questo tempo, siamo pronti per formare i nostri panini. Riprendiamo l'impasto e dividiamolo in 8 parti uguali. Io, per essere più precisa, ho pesato ciascuna parte dell'impasto e ho aggiunto o tolto pezzettini per renderli più o meno uguali e ho formato delle pallette. Prendiamo ora un foglio di carta da forno e, aiutandoci con una tazza dal diametro di circa 12 cm, ricaviamo 8 forme circolari sopra le quali cuoceremo i nostri panini all'interno della vaporiera. A questo punto ho iniziato a farcire i panini. Ho preso ciascuna palletta, l'ho schiacciata pressandola con il palmo della mano e l'ho farcita con la crema che avevo congelato. Per agevolare il processo di farcitura, vi consiglio di stendere l'impasto direttamente su un foglio di carta da forno, in modo tale da riuscirlo a staccare poi molto più semplicemente. Ricaviamo dal nostro impasto 3 piccoli pezzettini, con i quali formeremo il naso e le orecchie dei nostri orsetti. E ovviamente dovremo ripetere questa operazione di farcitura e decorazione con tutto quanto l'impasto. Prima di cuocere i nostri orsetti, facciamoli riposare per mezz'ora all'interno della vaporiera calda ma spenta. Se non riuscite a cuocerli tutti insieme, potete anche farli riposare coperti da un po' di pellicola. Dopo aver riposato al calduccio per un po', risulteranno già più paffutelli. A questo punto potrete cuocerli per 15 minuti e potrete toglierli dalla vaporiera una volta che il vapore si sarà completamente esaurito.
Siamo pronti ora per la decorazione finale. Con un po' di cioccolato fuso, occhi e naso prenderanno forma e renderanno questi orsetti irresistibili agli occhi dei nostri bambini. Ed eccoli qui in tutto il loro splendore, degli orsetti golosi che faranno sorridere e daranno un tocco di divertimento in più ad una merenda sana, nutriente e piena di felicità. Eccoci qua! Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto, come sempre, spero che proverete a rifare a casa i miei orsetti. Mi raccomando, se li rifate, taggatemi su Instagram, taggatemi sui social. Mi piace tantissimo vedere quando rifate le mie ricette, perché mi fa capire che vi sto aiutando. Ora vi ricordo ancora una volta che potete iscrivervi al mio canale e potete seguirmi anche su Instagram, dove riesco giornalmente a pubblicare molti più contenuti e dove possiamo anche confrontarci in modo molto più semplice. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo al prossimo video. Ciao!